Ha iniziato a lavorare in Microsoft Italia nel marketing competitivo e nelle pubbliche relazioni. Da settembre 2007 a febbraio 2012 è stato responsabile di Digital PR Roma. Dal marzo 2012 è strategist e responsabile della sede romana di BlockMeter, società leader in Italia nell'analisi delle conversazioni in rete e delle interazioni sui social media. Vincenzo Cosenza. Grazie a tutti, buonasera. Dopo un po' di anni ritorno qui a BTO. Siamo stati qui con BlockMeter nel 2012 quando presentammo la prima analisi sul mondo degli enti turistici sui social media. Ritorniamo 3 anni dopo per vedere cos'è cambiato. Quella che appunto vi presento oggi è un po' un'analisi che prova a capire quanti enti territoriali si occupano di turismo e lo fanno attraverso Facebook, Twitter e Instagram per la prima volta. Proveremo a capire quali sono le best practice di questo settore. Innanzitutto partiamo con analizzare qual è la presenza in rete degli enti turistici regionali. Ecco, come vedete, ormai è abbastanza scontato per gli enti turistici regionali essere su Facebook. Soltanto il Molise non ha una propria presenza ufficiale su Facebook, mentre su Twitter vedete. Ci siamo anche lì abbastanza elevati in termini di percentuale. Il 90% degli enti turistici analizzati delle regioni hanno un loro account Twitter. Su Instagram, invece, che come sapete è il network nato un po' più di recente, ancora la situazione non è così ottimale. Non tutti hanno ancora compreso quelle che sono le potenzialità di Instagram. Soltanto il 67% degli enti turistici regionali ha un account appunto sul social network delle immagini. Ma al di là della presenza, la cosa forse più interessante è capire come si comportano queste aziende. Considerando l'aggregato, si nota che la maggioranza dei contenuti che abbiamo analizzato viene condivisa soprattutto su Twitter, però le community più attive sono su Facebook e Instagram. Infatti, se vedete la torta che considera la quantità complessiva delle interazioni, quello che chiamiamo engagement, vedete che la maggior parte delle interazioni, l'84%, deriva proprio da attività che vengono svolte su Facebook. Per l'11% questo tipo di interazioni proviene da Instagram e soltanto per il 5% proviene da Twitter. Quindi sicuramente Twitter è il luogo in cui si condivide di più, si condividono maggiormente dei contenuti, però l'engagement viene da tutt'altra parte. E allora inoltriamoci in questa analisi verticale sui vari social network. Partiamo proprio da Facebook. Per fare questa analisi, anche per renderla più comprensibile, abbiamo analizzato sicuramente molte metriche. I social network ci danno la possibilità di mettere sotto osservazione diverse punti di vista e quindi diverse metriche con le quali misurare le aziende, le pagine. Su Facebook abbiamo scelto 3 metriche in particolare per dare un quadro, una fotografia quanto più fedele possibile, insomma, della situazione. In questo grafico vedete posizionati sull'asse delle ascisse il numero di fan, quindi la metrica dei fan, sull'asse delle ordinate la metrica relativa al total engagement, quindi la quantità complessiva
di interazioni generate nei 3 mesi di analisi considerate da ottobre a da agosto ad ottobre, e la grandezza di queste bolle rappresenta il numero di contenuti prodotti durante questi 3 mesi. Ecco, su Facebook, come potete vedere in alto a destra nel quadrante dei leader, ci sono un po' di pagine, un po' di aziende turistiche. Più in alto di tutti, in alto a destra, c'è Visit Tuscany, che è l'unica pagina che ha scelto una strategia particolare, cioè quella di scrivere soltanto in inglese, quindi di rivolgersi ad un pubblico più ampio di quello della nostra nazione, e quindi probabilmente anche proprio per questo riesce ad ottenere una base fan più ampia degli altri. Vedete anche Visit Veneto, Liguria, il Trentino, il Lazio. Il Veneto, Liguria, Lazio sono in crescita rispetto al 2012. Il quadrante in basso a destra, quello che chiamiamo quadrante dei fan collector, cioè coloro che hanno accumulato molti fan ma ancora non riescono, come dire, a coinvolgerli in maniera più efficace della media delle altre pagine. Poi c'è un quadrante in alto a sinistra, quello degli engagers, cioè coloro che, in questo caso l'Abruzzo, riesce a coinvolgere i propri fan più della media, ma ancora ha una sottodimensione in termini di bacino di fan. E poi un quadrante di coloro che ancora performano in maniera inferiore alle medie. Andando un po' più nel particolare, analizziamo metrica per metrica. Questa è la metrica dei fan. Sicuramente, come dicevo, Toscana ha un numero di fan più alto di tutti, circa 350.000 all'epoca di fine ottobre, seguita dalla Sicilia, che ha comunque un numero ragguardevole anch'essa di fan, e poi tutte le altre. Interessante notare la media del numero di fan di queste pagine si aggira intorno ai 90.000, che fa un po' la differenza tra i leader e coloro che non lo sono. In termini di total engagement, quindi contenuti più virali, quindi capacità di coinvolgere la propria utenza, anche qui Visit Tuscany in effetti è quella che riesce più di ogni altro a generare interazione. Ripeto, probabilmente anche per una scelta strategica ben chiara e definita, quella di rivolgersi ad un pubblico non soltanto italiano. Vedete poi il resto delle altre, e qui la media è una media, devo dire, abbastanza alta. Mediamente in questi 3 mesi, in termini di interazione, queste pagine raggiungono oltre 100.000 interazioni. Se andiamo a guardare invece le interazioni per post pubblicato, mediamente è il Veneto che riesce ad avere oltre 2.300 interazioni per singolo post pubblicato, seguito dalla Toscana con 1.600 interazioni per post pubblicati, la Sicilia 1.000 e così via. Qui la media delle interazioni per post si aggira intorno ai 460 interazioni per ogni singolo post. È chiaro che su questa metrica incide anche la quantità di volume, il numero di post che generalmente vengono pubblicati. Non a caso il Veneto, che risulta essere primo, è anche quello che pubblica una quantità di post inferiori, per esempio, rispetto alla Toscana. Una curiosità che ci sembrava interessante: sono più le donne coloro che commentano attivamente su queste pagine, che lasciano dei commenti. Questo è un dato interessante anche perché su Facebook in realtà la popolazione è soprattutto fatta per la maggior parte da uomini. Quindi questo è un dato sicuramente che le destinazioni devono considerare. Abbiamo poi visto
in termini, per capire un po' meglio i contenuti prodotti, abbiamo analizzato i 100 top contenuti, quelli che hanno raggiunto il maggior numero di interazioni. E qui solo 7 gli enti turistici che sono in questa classifica dei 100 top contenuti. Lo vedete, la Toscana, il Veneto, la Sicilia, il Trentino, l'Alto Adige, il Lazio, il Friuli Venezia Giulia. Analizzandoli abbiamo chiaramente visto che i contenuti più utilizzati sono le foto. Su Facebook l'86% dei contenuti di queste pagine sono foto. Probabilmente poco sfruttata l'opportunità dei video, che si fermano ad un 3% dei contenuti, il 10% invece rappresenta dei link che vengono appunto postati. Veniamo ai contenuti più coinvolgenti di questi 3 mesi analizzati. Il post più coinvolgente, guarda caso, è un video, quindi un'opportunità che ancora non viene molto sfruttata, ma chi la sfrutta probabilmente riesce poi ad ottenere grandi risultati. Questo video, fatto tra l'altro con un drone del Friuli Venezia Giulia Turismo, riesce ad avere oltre 18.000 interazioni, oltre alle views che evidentemente ha generato. Al secondo posto vedete la Toscana con questo scorcio di Montefioralle, che ha circa 17.000 interazioni. Poi sul podio anche Visit Trentino, con un link questa volta, un link a dei percorsi, degli itinerari per visitare la regione. Poi ancora la Toscana con questa foto evocativa, il Sud Tirol, anche qui, che sfrutta molto i link, ha dei contenuti che sono all'esterno di Facebook. Passiamo a un'altra metrica interessante, che è quella relativa al social caring, cioè alla capacità che hanno queste pagine di rispondere ai commenti o alle domande che gli utenti pongono sulle loro bacheche. Ecco qui il quadrante dei leader che trovate questa volta a sinistra mostra chiaramente che Visit Trentino è la pagina che risponde più velocemente al maggior numero di post dei fan. Qui gli assi sono un po' diversi. Sull'asse delle ascisse vedete da sinistra a destra i tempi di risposta, sull'asse delle ordinate il tasso di risposta, quindi fatto 100 il numero di domande che vengono poste, a quante risposte vengono date. La bolla indica il numero di risposte effettivamente dato. Quindi vedete, Visit Trentino e Sud Tirol sono tra i leader, eppure si pongono comunque su tempi di risposta abbastanza dilatati. Vedete, il numero 1000 vuol dire intorno ai 1000 minuti, quindi più di un giorno e mezzo per dare una risposta sulla pagina Facebook. Quindi sicuramente c'è ancora tanto da fare. Veniamo a Twitter. Anche qui Twitter, abbiamo usato la stessa logica per darvi una immagine quanto più chiara di quella che è la situazione del posizionamento. Sull'asse delle ascisse i follower, su quella delle ordinate l'engagement complessivo, e la bolla indica il numero di tweet effettivamente pubblicati nell'arco di questi 3 mesi. Qui come leader vedete le Marche soprattutto in termini di follower, mentre per engagement spicca il Lazio. Ci sono anche altri soggetti tra i leader: l'Emilia Romagna, il Trentino, la Toscana, la Puglia e così via. Andando più nel dettaglio, Marche Tourism ha il seguito più ampio. Qui siamo all'intorno di 73.000 follower sviluppati su Twitter, lo segue Turismo Emilia Romagna con quasi 43.000, in crescita Viaggiare Puglia, Visit Tuscany. Qui la media siamo intorno ai 15.000 follower per questa tipologia di account, quindi un numero relativamente direi basso. In termini di coinvolgimento, di capacità di coinvolgimento,
le interazioni, chi riesce a produrre più interazioni su Twitter è Visit Lazio. In questi tre mesi ha un totale di oltre 27.000 interazioni, che sono appunto reply, retweet, favorite, ora like, Marche Tourism, Turismo Emilia Romagna. Qui la media delle interazioni per periodo è di 7.600 interazioni. In termini di interazioni per singolo post pubblicato, primeggia, diciamo, Marche Tourism con 17 interazioni per ogni tweet pubblicato. La media qui delle interazioni per tweet è di circa 9 interazioni per ogni tweet appunto pubblicato. Qui la cosa curiosa che vi dicevo prima, relativamente a chi commenta, chi parla e cita questi account, si inverte il trend che abbiamo visto su Facebook, e in questo caso i più attivi sono gli utenti di sesso maschile. Come gli enti turistici raccontano la propria regione su Twitter? Beh, lo vedete qui, questa è un'analisi degli hashtag più utilizzati in questo periodo. Le destinazioni turistiche usano molto i nomi della regione, quindi praticamente ripetono il nome della regione, tranne che nel caso della Puglia, che usa invece un hashtag riferito alla campagna, We are in Puglia o destinazione Marche. Però gli utenti fanno tutt'altro. Questa è la nuvola degli hashtag utilizzati dagli utenti quando citano le regioni, e in questo caso certo riproducono, anche riutilizzano il nome della regione, ma tendono più che altro a utilizzare, ad essere coinvolti dalle iniziative delle regioni, e qui per esempio Lazio is me o destinazione Marche. Tra i contributi, tra i tweet più coinvolgenti, qui vedete un'ampia gamma di soggetti che riescono a piazzare tra i top 10 i tweet più coinvolgenti. Al primo posto sicuramente abbiamo visto il Lazio, Marche, la Sardegna, il Friuli. E vediamoli questi tweet. Probabilmente qui c'è una scelta diversa da un punto di vista di contenuti. Per esempio appaiono contenuti legati al cibo. Il primo tweet di Visit Lazio, che fa 167 interazioni, è appunto legato ai maritozzi di Roma, mentre la Puglia sceglie di condividere degli album fotografici, e ciò gli dà un certo ritorno in termini di engagement. Oppure al terzo e al quarto posto vedete il Turismo Friuli Venezia Giulia, che riesce ad avere il maggior successo pubblicando queste immagini delle frecce tricolori, o ancora Visit Lazio, la Sardegna, con immagini spettacolari di paesaggi. In termini di capacità di risposta su Twitter siamo messi un po' meglio, nel senso che, come vedete, nella sezione, nell'area dei leader, ci sono più soggetti che rispondono velocemente. Chi risponde più velocemente è il Lazio, e qui siamo nell'arco delle 12 ore, quindi sicuramente un arco di tempo più accettabile, ma il numero delle risposte è comunque bassino, mediamente sono 37 risposte in tre mesi. Veniamo ad Instagram, che è appunto il network più giovane, probabilmente quello più interessante proprio per gli enti turistici regionali. Lo stesso schema che abbiamo seguito per rappresentare gli altri social network lo seguiamo anche su Instagram. Qui vediamo che il leader sono la Toscana, le Marche, il Sud Tirol, sono leader che sono riusciti per primi, come dire, a capire le potenzialità di questo strumento. In particolare, in termini di numero di follower, la Toscana ha 18.000 follower, tutti gli altri, almeno gli inseguitori, si pongono nell'intorno dei 10.000 follower, la media è sui 6.500, quindi ancora sicuramente molto da fare. La Toscana è anche l'ente turistico regionale che riesce a coinvolgere di più
gli utenti di Instagram. Pensate, in questi 3 mesi oltre 100.000 interazioni generate. Al secondo posto, con la metà delle interazioni, il Veneto. Qui la media delle interazioni nei 3 mesi è di 20.000, quindi un numero sicuramente superiore a Twitter che abbiamo visto in precedenza. In termini di engagement per singolo post pubblicato, la Toscana riesce a ottenere circa 850 interazioni per ogni contenuto pubblicato e la media è intorno ai 300, alle 300 interazioni per post. Gli hashtag legati alle foto e ai video più engaging sono i seguenti. Sicuramente vince, trainato appunto dalla capacità di engagement della Toscana, Insta Tascani, poi Visit Veneto, l'hashtag legato alla comunità Eagers Italia e così via. Tra i post più engaging, chiaramente quelli degli attori che abbiamo visto, la Toscana, il Veneto, il Sudtirol e il turismo delle Marche. Queste le foto più gradite, la prima ha qualcosa come 1500 interazioni, un po' tutte sono su 1500 interazioni, soprattutto paesaggi, come si vede anche dalle foto degli altri enti che seguono la Toscana, il Sudtirol, le Marche e il Veneto. Per concludere, citando un po' anche la canzone che dà il titolo, diciamo, a questo panel, sicuramente non è il momento per gli enti turistici di essere assenti da qualcuno dei social network più interessanti del momento, e soprattutto mi riferisco chiaramente a Instagram, che in Italia ha ormai 8 milioni e mezzo di utenti attivi mensili e che quindi non può essere in qualche modo lasciato da parte nella strategia digitale delle regioni. Non è più tempo di essere in qualche modo naive, di considerare questi strumenti come strumenti, come playground, come luoghi in qualche modo residuali della strategia digitale, quasi luoghi di gioco, di svago. Bisogna sicuramente convincere quantomeno i referenti politici a dare più risorse a questo settore, a questi spazi, in maniera tale da poter creare una strategia solida, coerente, multicanale, ed avere dei team che non possono essere ridotti davvero a poche persone. Non è più tempo di essere snob, le persone che vi scrivono, che scrivono ai vostri account, hanno voglia di dialogo o quantomeno di risposte, vogliono che delle risposte da voi, quindi è importante aumentare, quindi migliorare la capacità di caring fatta anche attraverso i social media, e chiaramente non è più tempo di stare fermi, nel senso che bisogna sperimentare con nuove idee, nuovi formati, bisogna sperimentare anche con l'advertising, il social advertising, non snobbare il social advertising, perché ormai è parte della strategia di qualunque azienda e quindi non può non far parte anche della strategia degli enti turistici regionali. Grazie mille. Che dire, erano tutti che ci cercavano nelle classifiche, anzi non nelle classifiche ma nelle segnalazioni. Allora, ci sediamo un attimo e proviamo a commentarli insieme, se qualcuno addirittura ha qualche domanda dal pubblico. Io mi ero segnata un paio di domande e mi hai anticipato nelle conclusioni, anche perché ci siamo riusciti a vedere poco oggi. Allora, intanto ci tenevo, abbiamo commissionato questa ricerca perché non con l'intenzione di fare una classifica dei bravi o dei cattivi. Social media era uno dei temi importanti della nostra Synchronicity di questa edizione, Destination altrettanto. Sappiamo, sia come serie storiche di BTO, sia adesso che siamo verso la fine
il successo che hanno le cassette degli attrezzi, strepitoso, per cui la gente ha voglia, sia come privato che come destinazione, di imparare ad usare questi strumenti, le cassette degli attrezzi su Twitter, su Facebook, quest'anno erano tantissime, e anche su Instagram, affollatissime tutte, quindi segno di un interesse. A noi interessava andare un pochino più nella profondità dell'analisi, quindi non limitarci soltanto al numero di fan e di follower, che sono per carità un parametro importante, ma non ci si può fermare a questo. Quest'estate, a proposito, io ho, come si dice in Liguria, ho avuto degli sciupun de futta, cioè proprio nervoso, a veder girare anche ricitati da giornali autorevoli, delle, forse te li avevo, qualcuno te l'ho girato, delle classifiche che lasciavano come metodologia il tempo che trovavano, e che, internazionali, una, si vede con ottimi uffici stampa, che avevano il nulla dietro, no? Però uscivano i titoli l'Italia assente su Twitter e non avevano considerato Italia.it oppure Expo, e c'erano 3 regioni su 10, su 20. Allora, se vuoi dire che fai una classifica, la fai con rigore, altrimenti non è una classifica. Quindi questa faciloneria da titoli ci ha fatto un po' arrabbiare, abbiamo detto c'è bisogno di cultura, cioè di tirar su anche la capacità di analizzare, e quando ci sono dei dati che sono inconsistenti, di non dargli lo spazio che hanno. Quindi questo era l'obiettivo. In più l'elemento qualità, l'elemento engagement, anche il singolo post di successo era una cosa che ritenevamo importante segnalare proprio in termini formativi, certo. No? Uno dei compiti di BTO. Questo l'ho specificato io da padrona di casa. L'altra cosa che volevo specificare sia da padrona di casa che anche da professionista, l'hai già anticipato. Io vedo che ho già visto un po' di tweet, quindi ognuno si cercava, ognuno era contento sia che fosse l'autore in quanto destinazione, sia che fosse appartenente a quella destinazione. In realtà però il vero valore che si dà a questi strumenti di comunicazione, ma in generale a ogni investimento, è quello che sei disposto ad investire. Mediamente non c'è ancora questa percezione dell'importanza, nonostante poi si facciano i titoli o faccia piacere essere alti. Allora, uno dei parametri che mi piace, tu hai inserito, mi piace molto, è quello del tasso di risposta. Quindi del non solo più uno strumento per comunicare, per coinvolgere, per agire soprattutto sulle destinazioni, al momento sulla fase prevalentemente del sogno e della ricerca, no? Nelle fasi del viaggio, non tanto ancora in quella del booking, che se non altro avviene per conversione sul sito per chi ha lo strumento. Quindi non solo questa che è la diciamo il collocamento tradizionale che tutti noi conosciamo per chi si occupa di questo tipo di comunicazione social, ma anche un nuovo strumento, voi come Blogmeter lo dite da tempo, che è diventato quello di social caring, chiamiamolo così, comunque di CRM classico, sì. Come si usa dire. Avviene molto di più, ad esempio, per compagnie aeree, dove davvero lì il tasso di risposta, io li ho guardati, è nell'ordine dei minuti, e loro hanno esperienza su brand di altro genere, non di carattere turistico, però anche per noi è diventato un momento importante. Però voi capite che essere rapidi nel rispondere vuol dire essere disponibili 24 ore su 24, e spesso in questi social team non c'è il numero sufficiente di persone per poter garantire questo. Cosa vuoi aggiungere, qualcosa? Non è, ci stiamo rafforzando a vicenda senza esserci messi d'accordo. Sì, purtroppo quello che appunto viene fuori è questo lasciar perdere il dialogo, quantomeno con le persone che scrivono volontariamente. Io addirittura i casi più eclatanti di best practice sono le destinazioni non italiane che intercettano le persone che stanno parlando di quella destinazione come ipotesi di un viaggio e iniziano a coinvolgerti in una discussione, ti danno degli spunti di informazioni. Quindi è ancora più assurdo vedere
appunto un'Italia in cui le persone magari scrivono qualcosa sulla pagina Facebook, chiedono informazioni, perché ormai non si tratta di lamentarsi, ma di chiedere magari spunti e informazioni e vedersi rispondere se va bene dopo un giorno e mezzo, due giorni. Questo è un po' deludente, perché c'è una mancata opportunità che è lì da cogliere, non c'è da costruire cose, contenuti, c'è soltanto da dare risposte, e quindi è davvero un peccato. Sì, ecco, io dico solo che Shushai Shurbinusap continua a essere, a dimostrare la mia liguritudine. Soffiare e assorbire è un proverbio che non, della Liguria, no? Però rende l'idea, e quindi se tu vuoi qualche cosa devi investire, perché davvero abbiamo chiesto oggi Brendusa, che fa solo la parte web, no? Quanti hanno nello staff? Sono 30 persone. Io sono andata a vedermi tutta l'analisi social di Expo. Expo comunque alla fine sui canali social ha fatto un gran bel lavoro. Sì. Io sono andata a contarmele una, perché non c'era il numerino a fianco. Quante persone ci hanno lavorato? 30. A vario titolo, non so i ruoli di tutti, però elencate che erano visibili e citate sul sito erano 30. E anche lì con un canale di social caring dedicato, Ask Expo, fatto ad hoc per rispondere alle domande magari. Ecco, quindi oggi lo abbiamo sentito da tutti, anche gli ospiti stranieri, cioè la dimensione social non è una dimensione, è il luogo più facile dove trovarsi ormai, no? Dove chiedere un'informazione, e di conseguenza forse bisognerebbe migrare delle risorse, non eliminando sicuramente i punti di ascolto, gli IAT, che secondo me continuano a essere utilissimi, però ci saranno anche delle percentuali in questo caso, visto che sul web è tutto misurabile. Vorrei sapere quante persone oggi, se non c'è un decremento di persone che si rivolgono agli uffici e magari cercano anche quando sono sul posto un contatto online. E cambio discorso dalla destinazione, ma credo di poter dire, di Giancarlo mi ha risposto che nel suo hotel ha ricevuto una domanda di un utente che era dentro l'albergo, giusto? Non soltanto una, più di una, cioè un utente voleva la lavanderia e invece di pressare il numero 9 ha scritto su Facebook. Ma è successo varie volte. Sì, perché ormai gli utenti non distinguono. Non distinguono, ma non è malizia, non è cattiveria, è appunto è un comportamento che cambia, che quindi forse dovrebbe essere capito, accettato, e di conseguenza, ecco, dare conseguenza a questa accettazione con un allocamento delle risorse differenti. Io direi il tavolo degli esperti. Se Antonio, hai qualche domanda? Edoardo, sì, anche Antonio. Vai, chi parte? Antonio, c'è il microfono te. È una domanda provocatoria, ma facciamo caso che siamo in un paese dove tutto funziona, quindi siamo nella boardroom di un ente regionale e vogliamo ragionare in termini di strategia, quindi non ragioniamo con altre categorie. Allora, questa ricerca è super interessante, tra l'altro. Grazie. E vorrei ricavare dei risultati che rispondano a una domanda. Fermo restando che è chiaro che ormai il social engaging sta andando verso più una specie di customer relationship, cioè nel senso, raccontavo nel mio panel che stavo venendo in Italia settimana scorsa con Lufthansa, c'è stata una minaccia di sciopero, c'erano 10 persone dietro l'account Lufthansa, perché era l'unico modo per sapere che stava succedendo. Però questo lo togliamo da parte. Per quale altro motivo io dovrei investire su questi strumenti quando vedo grandi compagnie, non nel travel, che stanno fuggendo perché non hanno nessun modo di essere misurati su statistiche un po' più hard in termini di conversione, in termini di effetto sull'ispirazione e sull'acquisto? Beh, in realtà ormai diciamo è misurabile tutto, anche le conversioni. Chiaramente bisogna fare quello appunto chiamavo social advertising, fare delle attività di pubblicità sui social con l'obiettivo di avere delle conversioni. Il risultato è perfettamente misurabile, poi ognuno insomma capirà se ne vale o meno la pena. L'obiettivo al di là però delle conversioni è semplice, cioè le persone abitano quei luoghi. Bisogna farsi trovare lì, altrimenti il rischio è di, come dire,
farsi spodestare da account non ufficiali, che comunque ci sono, e a quel punto l'account non ufficiale potrebbe fare un ottimo lavoro di come dire, promozione della destinazione, o potrebbe non fare un buon lavoro. Quindi poi si è un po' nelle mani, diciamo, di quello che capita. Quindi esserci probabilmente solo per questo motivo. Poi chiaramente non bisogna limitarsi a questo, ma costruire su questo delle attività di coinvolgimento, di eventualmente conversione, di relazione con il cliente. Posso portare a supporto, mi ci metto io nella domanda, difficile dirlo, da un lato dico sì, ma il ROI è la misurazione di una locandina o di una brochure, perché non andiamo a chiedere prima di paragonarla, no? Cioè di un manifesto. Quindi se vogliamo misurare, io ci sto, io che mi occupo di social ci sto, non dico che i social e il digitale sia l'unico, però qui stiamo parlando di questo. L'altra questione invece a supporto è una survey della Destination Marketing Association che ha fatto a tutta una serie di manager nel mondo delle DMO a vario titolo, e tra i trend emergenti hanno messo i social come primo. Quindi io è un altro dato a supporto che do. Velocissimo, due domande. Una mi viene dal pubblico, nel senso che dice... Ma la metrica per fare una classifica nazionale esiste? Cioè tu riesci a farci una classifica nazionale così? Sommando tutti e tre, dico io bene. Io tenderei a non... Aspetta, diciamo, faccio la seconda subito. Così magari è più divertente. Sì. Cosa pensi di Snapchat Stories, nel senso come modello? No, allora io penso che è possibile fare tutto, nel senso creare un ognuno può creare il suo algoritmo per mettere insieme 3, 5, 10 metriche e fare un numero che valga per tutti e fare una classifica. Dal mio punto di vista è molto più serio per ognuno provare a interpretare in maniera complessiva le tante metriche che, diciamo, questi strumenti ci mettono a disposizione, quindi non valutare solo i fan o i follower, non valutare solo l'engagement, ma guardare tutto in maniera molto coordinata, e sta molto alla capacità del singolo analista. Quindi qui a volte escono fuori appunto delle classifiche, ma naturalmente, ma il messaggio è comunque di non guardare le singole posizioni, ma al complesso delle metriche appunto insieme. Su Snapchat sicuramente è uno di quei fenomeni che ancora in Italia non è così esploso, ma hanno le idee molto chiare, quindi con la feature Stories è sicuramente un nuovo modo di raccontare delle storie, soprattutto a un pubblico che di solito le destinazioni non riescono a coinvolgere. Chiaramente si tratta di comprendere uno strumento davvero lontano dal nostro modo di intendere e di fare marketing, diciamo, certo. Sarebbero tante cose da dire, ma giustamente abbiamo, siamo in finale, ci sono tempo. Grazie a tutti, grazie Vincenzo.